Ci sentite dall'Aquila? E allora, vediamo se ci sentono dal collegamento. Sì, buongiorno, vi sentiamo benissimo. Sì. Io attesto la presenza dell'imputato Messina Denaro Matteo, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62. Sono garantiti tutti i diritti e non c'è nessun impedimento con l'UPG. Va bene, e allora Messina Denaro, lei ci sente regolarmente? Sì. Buongiorno. Perfetto, va bene. Buongiorno. Allora iniziamo adesso l'interrogatorio, le chiediamo innanzitutto le sue generalità, ci dica nome, cognome, data di nascita e ora man mano le diremo faremo le altre domande. Allora lei è Messina Denaro Matteo, nato 26 aprile del 1962. Dove? A Castelvetrano. Ha dei soprannomi? Mai, me li hanno appoggiato da Late Tante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho avuto mai soprannomi. Va bene. La sua residenza? Non ce l'ho più da tanto tempo, perché so che il comune tanti anni fa mi ha cancellato. Proprio mi ha cancellato, io non so, io sono ormai, non lo so. Vabbè, quindi privo di residenza. Sì, sì, non è. E di fatto domiciliato almeno fino a quando eri stato di libertà. Via Alberto Castelvetrano, via Alberto Mario 53, interno 8. Quindi non è quell'abitazione di Campobello. Questo. No, no. Questo che lei no, ci sta. No, era Pesseo, no. Pensa che ho nominato ora di Castelvetrano, io sono di Castelvetrano, non sono di Campobello. Questo lo sappiamo ovviamente, però secondo quello che è emerso al momento del suo arresto, lei risiedeva in un'altra abitazione, diversa da quella che lei ci sta indicando, questa di Castelvetrano. Sì, sì, ma ci risiedevo da latitante, quindi di nascosto, in segreto. Da latitante. Invece l'ultima residenza che ho avuto da uomo libero, come mi ha detto lei. Ah, ecco, quindi lei ci sta indicando l'ultima residenza. Quindi via Alberto Maglio 53 interno 8, Castelvetrano. La sua attività lavorativa? Sì. Io ero lavoravo in campagna, un agricoltore. Dove esercitava la sua attività? A Castelvetrano. Il suo stato civile? Ecco. Le sue condizioni di vita dal punto di vista economico? Non mi manca niente. Il suo titolo di studio? Terzo superiore, poi mi sono superato. Quindi licenza media sostanzialmente. Sì, sì. Ha beni patrimoniali? Li avevo, ma li avete tolto tutti. Se qualcosa di io non lo dico, sarebbe da subito. È sottoposto ad altri procedimenti però penali. Però deve dire se li ha o non li ha. Quindi in questo momento, se non le viene indicato, non deve specificare quali sono questi beni, ma se ne ha o non ne ha. Certo, se no come potevo vivere finalmente. Va bene, quindi sì. Sì, sì. È
è sottoposta ad altri procedimenti penali? Non lo so, ma penso che sì. Ha riportato condanne? Credo che sì. Crede, evidentemente lei questo lo sa, non è crede, perché lei è detenuto proprio per una serie di condanne definitive. In questo momento si trova lì in carcere proprio per una serie di condanne definitive che le sono ben note, perché evidentemente gliel'hanno notificata. Lei ha avuto notificato anche un ordine di esecuzione, quindi non è crede, sa. Presidente, prego. Mi ascolti. Io ho detto crede, credo, di proposito, perché anche voi dall'altra parte mi avete chiesto se ho sentenza definitiva, lo sapete pure voi. E lo so, però sono domande, però mi ascolti, Messina Denaro, sono domande che noi per legge dobbiamo fare. Come non le dobbiamo fare, lei deve rispondere. Quindi io lo so benissimo quale sono, qual è il suo nome, il suo cognome, se le ha riportato condanne, evidentemente lo so, però sono delle domande che la legge mi impone di farle, a lei come a tutti i casi in cui devo fare un interrogatorio come questo. Quindi lei, io le faccio le domande, lei risponda. Ha ricoperto cariche pubbliche? Mai. Ha fatto mai richiesta del reddito di cittadinanza? No. Conferma la nomina dell'avvocato Lorenza Guttadauro? Sì. Per questo procedimento. E dove dichiara di eleggere domicilio per questo procedimento? Io, quando mi hanno arrestato, sul momento mi hanno detto questo che mi ha detto da lei, quale domicilio, ho dato il domicilio di una mia sorella. Ma non so se in questo caso, dato che c'è l'avvocato, se danno. Va bene, sì. L'avvocato che è presente qui sta consentendo, quindi può eleggere domicilio allora presso lo studio del difensore. Esatto. Benissimo. E allora, Messina Denaro, come le ha letto, penso che l'avrà letto, le viene contestato in questo procedimento un tentativo di estorsione aggravato anche dalla finalità mafiosa. Si tratta di una vicenda che riguarda il trasferimento di un terreno, un reato che lei avrebbe commesso in concorso con la Cascia Vincenzo in danno di Passanante Giuseppina Maria e la Rosa Giuseppe. La fonte di prova nei suoi confronti è costituita da alcune intercettazioni che non riguardano lei personalmente, ma riguardano altri soggetti che parlavano di questa vicenda. In particolare le intercettazioni di Gondola Vito, che non so se lei conosce, ma immagino che lo conosca, poi eventualmente ce lo dirà se deciderà di parlare, e dei coniugi Passanante e La Rosa. Prima di iniziare l'interrogatorio la devo avvertire che, come lei sa, ha la facoltà di non rispondere. Se dovesse rispondere, le dichiarazioni che renderà potranno essere usate nei suoi confronti. Se queste dichiarazioni dovessero riguardare terze persone, in relazione a queste lei potrebbe assumere in seguito la qualità di testimone, fatte salve le garanzie e le incompatibilità di legge. Lei cosa vuole fare? Vuole rispondere all'interrogatorio? Ascolti, io sì che voglio rispondere, ma non risponderò a tutte le sue domande. Risponderò su tutto quello che compete alla mia persona. Sul resto non mi interessa rispondere. E allora cominci. Mi riferisco, così sono più chiaro. Poco fa lei ha detto che un certo Vincenzo La Coscia. Esatto, cominciamo da questo soggetto lei lo conosce, questo Vincenzo La Coscia? Ascolta, certo che lo conosco, ha lavorato tanti anni con me. In quale periodo? Tutti gli anni 80, fino a quando sono stato libero. Fino a quando? E dopo che invece lei ha cominciato la sua latitanza, lo ha mai più incontrato? No, completamente. Lei sa che, perché è detto anche in questa ordinanza, quindi non le rivelo niente di nuovo, che La Coscia è stato proprio indicato come soggetto che si è occupato per un certo periodo anche della sua latitanza, recapitando le messaggi tramite suo fratello Salvatore. Questo si ricava anche ad una intercettazione. Sì, prego. Questo lo dice lo Stato e gli inquirenti che indagavano, a me non mi risulta, perché io La Coscia nel 93 me ne sono andato a Castelvecchiano e non l'ho visto più. Per la verità lo dice anche la Passanante nel corso di un'intercettazione. Lei questa Passanante può dire quello che vuole. Ma lei li conosce questi Passanante Giuseppina e la Rosa Giuseppe? Li conosce?
No, scusate, conosco il papà della Passanata. Sì. E di questa lettera che sarebbe stata recapitata a questi coniugi riguardante questo terreno, lei che cosa ci può dire? Sa innanzitutto di quale terreno si tratta, di questo fondo agricolo nella contrada Zangara di Castelvetrano? Sì, certo lo so. Lo conosce? No. E ci dica qualche cosa, come lo conosce, quali sono le vicende che riguardano questo terreno, se lei ha avuto mai interesse a questo terreno. Ascolti, questo terreno è stato comprato da mio padre nel 1983. Mio padre era amico del padre della signora Passanante, che oggi è pure morto. E allora ha chiesto a Passanante Alfonso, che conoscevo pure io, se poteva fargli il favore di intestarsi questo bene. E Passanante ha detto sì. Si intestò il bene, cioè si fece l'atto, e lui conduceva le operazioni là in campagna. E aveva a che fare con me il Passanante Alfonso per i conti che dovevamo fare. Ad un tratto succede tutto quello che succede. Il tempo passa, passano gli anni, si arriva agli anni 90. Si arriva agli anni 90, mio padre è latitante, il Passanante è in carcere. Io sono pure latitante. E ad un tratto so, per vie traverse, non tramite la signora Passanante, né tramite il papà, che era ancora vivo anche se in carcere, che tutti i loro beni sono stati ipotecati da alcune banche, per vicende loro che a me non interessa e nemmeno so. Quindi questo terreno fu pure ipotecato. Però io non disse nulla e non fece nulla, perché il padre e lui era in carcere, quindi che dovevo dire? Si andava così. Naturalmente la signora Passanante in tutti questi anni, sì, di mia assenza, si tenne sempre tutto il profitto di questo terreno. Sì. E mai nessuno gli chiese niente. Cioè io mai chiesi alla signora Passanante di avere qualcosa. A me interessava che il terreno non si perdesse, e quindi mi stava bene così. Ah, scusa, devo fare un passo indietro. Prego. Ho detto una inesattezza che comunque è importante. Quando lei mi fece la domanda poco fa se io conoscevo i coniugi, sì, Passanante, dai, io ho detto no, ma in effetti non è così, perché le spiego. Da quello che ci sta dicendo, in effetti sembrerebbe che li conosca. Allora ci dica. No, confermo che non conosco il marito. Questo lo confermo. E io fino al 1991 non conoscevo nemmeno la Passanante. Ad un giorno, mentre facevamo dei conti con il papà Alfonso, fu un'estate del 91, lui mi disse, dice, la vita è fatta di vita e morte, dice, io la mia età, tuo papà non c'è, può darsi che io muoia, sta cosa come sei, sta così in aria, tu dici vuoi che ti presento a mia figlia, perché il Passanante Alfonso ha solo questa figlia unica, ti presento a mia figlia, così nel caso succede qualcosa a me, lei sa che il terreno è tuo e si deve rivolgere a te. Siccome era una cosa, un discorso, diciamo, secondo me giusto, ho detto di sì. E mi ha dato l'appuntamento a casa sua a Trefontane, a casa sua di Alfonso Passanante. Ci sono andato e lui ha fatto trovare sua figlia. Il discorso che abbiamo fatto è solo questo, che io le darò. Senza ne togliere, lui ha detto, questo è l'amico mio di cui ti parlavo. Ovviamente lei sapeva già il mio nome, sapeva tutto. Ci siamo date la mano e lui dice così, rivolgendosi alla figlia. Qualsiasi cosa succeda a me, per caso io non ci fosse più, tu sai che il terreno è suo e lo deve dare a lui. E lei, stringendo la mano, disse va bene così, piacere, piacere. Lei si allontanò, quindi è stato 30 secondi. Lei si allontanò e io continuavo a discutere con il padre e poi andai via. Ora, ritorniamo ad ora, giusto? Prego. Continua. Sono stato chiaro fino ad ora? È stato chiarissimo. Lei ora ci deve dire se a un certo punto ha ritenuto quindi di dover rivendicare, quindi di rientrare nel possesso, nella disponibilità, ci dica lei meglio, di questo terreno. E se ne ha fatto quindi a un certo punto richiesta alla Passanante o ad altri, direttamente o tramite altre persone.
Allora, io non ho fatto mai, fino a un certo punto, nessuna richiesta alla Passananta, alla signora Passananta. Perché non ho fatto mai nessuna richiesta? Perché, come dicevo, a me interessava che questo casino fosse qualche volta. Poi i guadagni se ne prendeva lei, non era questo il punto. Che cosa succede? Che loro avevano tutto ipotecato dalle banche. Qualche anno fa, che non so però con esattezza a dirlo, che periodo è stato, loro hanno svincolato tutto. La signora Passananta, perché nel frattempo il Passananta Alfonso è morto. Sì. La signora Passananta ha sistemato tutto con le banche. Nel senso che si è liberato tutte le loro cose, case, terreni, tra parentesi anche queste. Però lei che cosa ha fatto? Ha fatto un mutuo per i fatti suoi, perché hanno fatto tipo un concordato con queste banche. Nel senso, faccio un esempio, se il debito era 2 milioni di euro, lì ha pagato per esempio 700 mila euro. Mi spiego? Sì, prego. Allora, lei che cosa fa? Da quello che risulta a me, si fa un mutuo, fa il concordato e paga la banca, però non so la cifra, quindi lei ad un certo momento c'ha tutto libero e va bene così. Ma io comunque non ho chiesto nemmeno niente, anche dopo che ha liberato i terreni, non gli ho chiesto, perché non erano i tempi. Cioè, è assurdo, io lo so che c'era. Ma lei ha seguito questa vicenda, è stato informato evidentemente di questa vicenda bancaria. Seguiva le vicende di questo terreno, evidentemente. Sì, ma non c'è andata la signora Passananta, io avevo altre fonte dove attendevo questa notizia. La signora Passananta con me non è mai stata in contatto, perché io, ripeto, non chiedevo niente, però tutte le mosse che lei faceva con banche e tribunale, io le seguivo, è normale che le seguivo, è normale per il mio punto di vista, e la signora Passananta forse non è tanto normale, ma questi sono fatti suoi. Allora, che cosa succede? Che ad un certo, perché io, ripeto, non ho chiesto mai niente alla signora Passante, e a lei è continuata a non chiedere niente, perché non era il tempo di mettere tutte queste cose in movimento. Cioè, si andava a sbattere, pure lei andava a sbattere, lei è sempre la signora Passante. Ad un certo mi so che il marito, che credo che si chiama La Rosa, ma non lo conosco comunque di... mai avuto niente a che dire, lo conosco fisicamente, perché mentre io ero a Campobello lo incontravo per strada. Io sapevo però che lui fosse il marito della Passananta, ma lui non sapeva che fossi io. Quindi una conoscenza da una salotto a senso unico, che io sapevo che era lui, ma lui non sapeva che era lui. Ma questo in che periodo? In che periodo lei lo vedeva, visto che non lo conosceva? E come la sapeva che si trattava di La Rosa? In questi 2 anni di latitanza che ho fatto a Campobello, e sapevo che si trattasse della cosa, perché mi perdonerà, ma io qualche amico a Campobello ce l'avevo. Quindi se io camminavo con un amico mio e incontravamo sulla Rosa, mi diceva: questo è una Rosa, ma è una Passananta. E così io lo attenzionai fisicamente com'era. Ci tornando al discorso, annunciato so per vie traverse, non dalla signora Passananta e nemmeno dal marito, che poi il marito a me non avrebbe avuto mai motivo di cercarmi per dire qualche cosa, perché io ne lo conosco, né mi interessava conoscerlo. Io avevo avuto a che fare con Alfonso Passananta e per 30 secondi con la figlia. Ad un tratto, negli ultimi anni, vengo a sapere che lei stava vendendo il terreno. Perché lo venga a sapere? Perché il marito si recava in versivo agricolo con i sensali e con i vari compratori, infatti avevano quasi l'affare concluso. Tra parentesi, avevano l'affare concluso sotto prezzo, tanto non è che era suo, dice della Passananta. Quindi se lo vendeva pure sotto prezzo, perché lei che cosa voleva fare? Prendersi questi soldi di questo terreno, cioè lo rubava, e pagarsi il mutuo. Invece, se è bene, gli restavano tutti, diciamo, liberi. E avete pagato tutto con i miei beni. Arrivato a un dato punto, che questi sono discorsi per me non onesti, perché le persone agiscono come vogliono, ma va bene così.
Ognuno poi risponde con la propria dignità delle cose che fa, nel bene e nel male. Allora, che cosa ho fatto? Che volevo dire alla passanante che il terreno non è il suo, che è mio, perché lo comprò mio padre, mio poi della mia famiglia, non è che è mia singolare. Anche l'avvocato che lei ha di fronte, che è una mia nipote, sarebbe stata pure proprietaria di una sua parte in questo terreno. E allora che cosa ho fatto? L'ho contattata con una lettera e gliel'ho firmata. Non ho detto il pseudonimo, ho firmato con Matteo Messina Denaro, perché io credevo di essere nella ragione dei fatti. Quindi una lettera indirizzata direttamente alla passanante? Sì, sì. E il periodo è quello della contestazione, si parla del 2013 o giù di lì? Sì, questo credo, sì. Come? Quindi le dicevo, il periodo è quello della contestazione, si parla del dicembre o comunque in periodo prossimo al dicembre del 2013, se lo ricorda evidentemente. No, non lo ricordo, però va bene quello che dice lei, perché là, su per giù là, mese più, mese ecco. Meno là. Quindi lei ha scritto una lettera che diceva che cosa in questa lettera? Perché nella contestazione, come l'ha letto, sulla base anche di quello che è emerso da quelle intercettazioni, si parlava anche di minacce ai figli, più o meno velate, ai figli della coppia Passanante La Rosa. Sì, è così? Sì, io ho detto molto bene. No, vorrei chiarire però, perché questo si sarà alla signora Passanante, se lei mi consente... Lo chiarisca, no, e siamo qua per questo, noi l'ascoltiamo proprio per consentirle di chiarire. Mi dica. Sì, allora, quando io ho saputo tutto ciò, che lei aveva la terra quasi venduta, infatti io mi sono dovuto occupare per non fargliela vendere, perché le persone che sapevano queste cose, cioè, virgolette, mi lascio passare il termine, intrallazze, cioè me, il papà, il mio padre, quindi ho dovuto far sapere a queste persone che stavano già a fare da fatto di non comprarsi la terra, ma senza spiegare le motivazioni. Dopo di ciò scrivo una lettera alla signora Passanante. Ma con una richiesta anche in questo caso che proveniva da lei, cioè queste persone sapevano quindi a quel punto che c'era il suo interesse, suo di Matteo Messina Denaro evidentemente. Sì certo, perché anche perché se nascondevo questo dato di fatto non concludevo niente. Va bene, andiamo avanti. Allora, voglio chiarire, se fosse stata Biancaneve a parlare con questi che stavano comprando la terra, si sarebbero fatto una cessata, quindi per forza dovevo dire che ero io. Qui poi arriviamo a un altro discorso che poi le faremo casomai alla fine, perché evidentemente è collegata a quell'aggravante che le viene contestata, quella delle finalità mafiose, per così dire. Ma comunque, di questo poi ne parliamo alla fine. Chiariamo per ora la vicenda del terreno. Vada avanti. No, però voglio fare due secondi. Prego. Per me, nella mia mente, nel mio modo di ragionare, non è finalità mafiosa, perché questo mi sta rubando un terreno mio. Quindi non è io, questa è una modalità privata. Questo devo chiarire. Ma lei sa che le viene contestato, non le viene contestato, è stato anche condannato, proprio per un ruolo che ha ricoperto nell'ambito di un'associazione mafiosa che si chiama Cosa Nostra, che ritengo che lei conosca bene, salvo che non ci voglia dare delle indicazioni diverse, ma credo che sappia di che cosa si tratta. È così o no? Ascolta, no, non è così, perché io devo dirle che se lei la fa passare, lei pensa che io conosca bene. Io non la conosco bene perché non faccio parte di nessuna associazione. E quello che so di Cosa Nostra lo so già di giornale. Quindi lei non ha conosciuto nessuno di tutti quei soggetti che sono stati accusati di vari reati commessi insieme a lei? Dai fratelli Graviano? No, nessuno, perché alcuni li ho conosciuti, per esempio il collaboratore di legge Francesco Gedace, l'ho conosciuto, stavamo a Centamento, siamo cresciuti assieme, poi lui si fece collaboratore di legge, io testai il mio status di latitante. Quindi ho conosciuto pure Assinacori Vincenzo di Mazzara. Ha dato incarichi, parliamo uno per uno, per esempio con Gerace ha dato incarichi specifici, quali quelli di cui lui ha riferito? Anche con la custodia di preziosi per suo conto, acquisto o altro?
No, non so niente di questo. Io so soltanto che lui avevamo delle società e si è preso tutto quando si fece con l'avvocato. Sono stato derubato anche da lui. Ma che... questo non me ne importa se mi ha derubato. Mi dica. Che tipo di società? La gioielleria che aveva lui a Castelvetrano, in parte era pure mia. Solo che lui non l'ha mai detto, non l'ha mai dichiarato. Nel senso, va bene così, non è che cercavo di nel senso che lei aveva messo dei capitali in quella gioielleria? Certo, sì, certo. Allora, la gioielleria la fece un suo fratello, che si chiamava Andrea. Dico si chiamava perché è morto nel frattempo. Ed era allora. Ad un certo lui mi disse che voleva ingrandirsi se io volevo partecipare, anche perché avevano bisogno di liquidità. Volevo partecipare a questa nuova posizione, perché non era una gioielleria, era un deposito all'ingrosso di oreficeria, cioè da noi non veniva l'oro, non veniva il privato al dettaglio e si comprava la collanina, da noi compravano le gioiellerie, le oreficerie, che poi vendevano al pubblico. Non so se sono stato chiaro. Sì, la seguo. E per cioè, quanto... cioè, ascolta. Sì. Ascolti, l'oro si comprava a quei tempi, posso? Sì, prego, l'ascolto. L'oro a quei tempi si comprava a Vicenza, ad Arezzo e a Valenza. E quindi loro ogni mattina rivedevano i titoli dell'oro, cioè quando volesse in quel momento, e decidevano di comprare, più o meno. A livello però si comprava 20 kg, 100 kg, 15 kg, non è che compravamo noi la collana di 100 grammi. Poi tutte le gioiellerie, le oreficerie della zona venivano a comprare in questo ingrosso. Cioè, le spiego, loro vendevano una collana a lei, già incorrevano in un reato perché non potevano vendere al dettaglio. Mi spiego? Sì. Lei ha avuto delle compartecipazioni effettive, ha ricavato dei redditi quindi a questa, fino a un certo momento di questa attività o mai? Esattamente, sì. Certo che ho avuto. Io non ho avuto più niente fino a quando lui poi non diventò collaboratore di legge. Quindi fino al momento in cui ha deciso di collaborare lei ha avuto una compartecipazione in questa attività. E poi successivamente evidentemente no. Senta, parliamo invece di Sinacori, perché anche su Sinacori qualche cosa da dire l'avremmo. In che occasione l'ha conosciuto e che rapporti ha avuto? Sinacori l'ho conosciuto tanti anni fa, non mi ricordo, negli anni 80, al circolo Mocarta di Mazara, perché era un periodo che si giocava forte a tutti i giochi, e questo circolo in cui lui era socio era sempre là, e io siccome ero un giocatore andavo là pure io, e ci siamo conosciuti perché in fondo poi eravamo un generale di persone sempre le stesse facce che giocavamo, e parlo di Chemin de Fer, di poker, di baccarat. In che anni siamo? E quindi lo conosco a tanti, e questo comincia secondo me verso 80, 82, 83, e durò fino a quando eravamo liberi sia io che lui. Quindi prima del tentato omicidio Germanà, di cui lei è stato accusato. Sì, ovvio. Qua si parla di tanti anni fa. Io parlo, credo, 82, 83. Il tentato omicidio Germanà credo che sia stato, non lo so, 96, 94. Non mi ricordo, 92. 92, lo ricordo bene. È stato esattamente nel 92. E di questo tentato omicidio... Cosa lei sa che è stato accusato di... Prego. Presidente, mi scusi. Prego. Non vorrei essere arrogante. No, soltanto rispondendo. Quando lei dice ora, se lo ricorda bene, e se lo ricorda bene... No, ricorda bene la data. Lei ha detto 92 e io le sto dicendo effettivamente la data è quella. Sì. Io invece l'ho intesa, secondo me, che se lo ricorda bene intendeva come se io fosse al 100% colpevole di questo tentato omicidio. Allora, se lei è colpevole, scusi, battevo in sede denaro, se lei è colpevole o meno non lo devo dire io, ma lo dice una sentenza, per la verità, che è definitiva anche per questo, se non ricordo male. Io non ce l'ho qui sotto mano, ma credo che lei anche per questo fatto sia stato condannato definitivamente in concorso anche con Bagarella e altri soggetti. È così o no? Sì, lei lo dovrebbe sapere meglio di me. No,
Se ascolti, io da quando ho tolto tutti gli avvocati non so niente di tutta la mia posizione giuridica, non so completamente niente, però per il tempo che è passato penso che condice lei, cioè che è definitivo, è ovvio, sono passati tantissimi anni, è ovvio che sia così. Da parte mia, lei e in quel periodo, ma per tornare alla questione, in quel periodo lei frequentava ancora Sinacori? Sì, sì, ma non è che lo frequentavo sporadicamente, se ci incontravamo ci prendevamo a caffè, ci prendevamo appuntamento per andare a giocare, queste cose, non è che io facevo la mia vita con le Sinacori, Vincenzo. Quindi avevo occasione di questo. Se ci incontravamo... E Bagarella, sì, visto che anche nello stesso periodo frequentava quelle zone, evidentemente per aver partecipato o essere accusato di aver partecipato anche lui a quell'episodio, lei l'ha mai conosciuto? No, no, completamente, però penso che Bagarella in quel periodo fosse la tetante, io ero un uomo libero. No, non lo conosco a Bagarella. Non lo conosce. E degli altri soggetti, i fratelli Grappini? Dalle cronache, certo. No, le cronache, a noi non interessa le cronache. E i fratelli Graviano? No, non conosco nessuno.